Amici sportivi, ben ritrovati per questa nuova stagione, questa nuova avventura del Trofeo Jack, giunto ormai alla nona edizione e come al solito torna anche il Salotto Jack nel pieno di questo autunno a farvi compagnia dopo queste prime 4 giornate di regular season. Iniziamo ad osservare la situazione attraverso le grafiche per quanto concerne la classe regina. Per la quarta giornata questi risultati: Millwall Trabzonspor 5-4, Roma Arsenal 2-1, Fiorentina Napoli 6-4, vittoria interna anche per il New Saints contro il Nola 7-0, mentre invece 7-5 il punteggio fra Genoa e Novara. Una vittoria in esterna per il Chievo Verona 5-4 contro l'Inter, mentre invece è corsaro e anche in rimonta il risultato del Valencia, danni del CSKA Mosca sempre per 5-4. Chiude la giornata Lecce Hajduk Spalato 7-5 per una classifica che porta al primo posto il New Saints, unica squadra sopravvissuta a punteggio pieno finora, quindi con 12 lunghezze, a seguire il Genoa a 3 vittorie e un pareggio, quindi 10 punti. Poi un gruppone formato da Chievo Verona, Hajduk, Inter e Roma a 9 lunghezze, Lecce tuttora imbattuto ma in virtù dei due pareggi si accomoda ad 8 punti, Arsenal 6, apre la parte destra della graduatoria il CSKA Mosca insieme al Valencia e alla Fiorentina con 4 punti, Novara, Millwall e Nola 3 punti, invece all'ultimo posto Branco Trabzonspor e Napoli con 0 lunghezze guadagnate finora. Vediamo anche la classifica marcatori che trova al primo posto Felice Tortora del Genoa con 16 segnature, a seguire Bomber Jovino del Novara 11, poi Bartoli Infante dell'Hajduk 9 lunghezze in coabitazione con Lieto del Valencia, con Nastri sempre dell'Hajduk, Pasquale Miele del New Saints e Felice Gaetano del Lecce, poi Lucas Kos dell'Inter, 8 gol realizzati finora, come anche Russo dell'Hajduk, completa la top 10 Savinelli del Millwall con 7 lunghezze. Vediamo anche la schedina del Jack che ritorna a farci compagnia. Ricordiamo il concorso numero 1 per questa stagione. Vengono selezionate le 8 sfide della prossima giornata di Serie A. A seguire ci sono anche Villarreal contro Ternana, Empoli Lione, Wimbledon Pescara, Atletico Madrid Celtic e Salernitana contro Manchester City. Quindi le 5 sfide della Serie B a completare il quadro: Tigre Casalnuovo contro Jack Maracanã per quanto concerne la Serie D federale. Questa è la schedina del Jack. Ricordiamo che deve essere, inviata sui social del Trofeo Jack entro e non oltre il termine perentorio della prima partita del lunedì, e a fine settimana si scoprirà chi, attraverso più risultati giusti fra l'1, l'X e il 2, avrà vinto lo zainetto. Perché anche per questa stagione c'è uno zainetto in palio brandizzato Jack, Trofeo Jack, insomma, e soprattutto conterrà tutti gli averi di Mister Nello Lauro. Quindi, proprio per iniziare al meglio, e dopo le grafiche, è il momento anche di iniziare ad osservare ciò che sono stati i contenuti che si sono prodotti in questa settimana attraverso il servizio dedicato alla Serie A. Settimana che segna la svolta per la classe regina del Trofeo Jack, con risultati sul campo che plasmano una classifica dove c'è una singola capolista. Partiamo però da una squadra che non viveva assolutamente uno stato esaltante, ma ha concretizzato la svolta. Il riscatto del Valencia sta tutto nella maledetta, il tiro che caratterizza capitan Matteo Adinolfi. 5-4 il risultato della vittoria ottenuta in rimonta contro un CSKA Mosca bello, ma che forse si specchia troppo in anticipo rispetto alla tignosità degli avversari. Nonostante l'espulsione di Mario Sepe, arriva la prima vittoria in campionato, quella che continua a mancare ad un Trabzonspor ufficialmente in crisi. Contro un Millwall rimaneggiato arriva la sconfitta per 5-4, merito della doppia segnatura di Alise. I turchi stazionano all'ultimo posto in compagnia del Napoli, battuto in un match ad alti contenuti agonistici dalla Fiorentina per 6-4. Eroica la resistenza opposta dai partenopei, per buona parte di gara costretti a giocare in inferiorità numerica con la Viola, che poteva contare anche sui cambi dalla panchina. Più una partita di scacchi che una gara di futsal, quella che permette alla Roma di agganciare Hajduk ed Inter nella zona che conta della classifica. Il collettivo guidato da Mister Di Palma ha vinto per 2-1 l'incontro tiratissimo contro l'Arsenal. Bella partita dove hanno vinto i tatticismi per un risultato aperto fino al triplice fischio. L'aggancio si concretizza anche perché in questo turno le suddette squadre raccolgono la prima sconfitta. L'Hajduk non riesce ad opporsi, complice espulsione di Infante, ad un Lecce informato calcio ad 11 per l'ampia presenza in panchina. Tra i salentini buona performance di Toto condita da 2 gol. Anche l'Inter non riesce a spuntarla, con la
rimonta che resta a metà contro il Chievo Verona. Impossibile non ascrivere ai top di giornata per la seconda volta consecutiva il portiere d'occasione Monda, premiato col titolo di migliore in campo ed autore anche di 2 segnature. Fare più di così risulta davvero difficile anche per gli estremi difensori di ruolo. Questi risultati contribuiscono a regalare la vetta al New Saints, tutto facile e 7-0 rifilato al Nola, con i gallesi che fanno rotazione e si divertono ai danni dei bruniani. Chiudiamo parlando della divertente sfida che ha visto in campo Genova e Novara. Vincono i liguri confermando un avvio di campionato scintillante grazie anche al contributo dei soliti noti. Su tutti, Felice Foglia da 7,5 in pagella. Allora, siamo con Felice Foglia dopo Genoa contro il Gatto, contro il Novara, una partita che è stata al Cardiopalma, alla fine 6-5, la potete chiudere forse prima, poi alla fine avete un po' sudato, giustamente. Infatti, a parte è difficilissimo, perché sono tutti ragazzi oramai, corrono, ci mettono molto in difficoltà. Abbiamo iniziato malissimo, preso 2-0 per loro, poi abbiamo recuperato. Maddaloni pescato da fuori. Infatti, da fuori, che ci ha dato una mano, per fortuna. Adesso lo tieni in lista anche Maddaloni. Da un'alternativa anche a Pietro, in caso non venisse, ecco. Poi per il resto è stata una bella partita, dai, ci siamo divertiti anche oggi. L'unica cosa che non riusciamo mai a essere più di 5-6. Però nonostante siete in 5-6, comunque del fiato da torcere a tutti, sia in Serie A che in Serie B. I vecchietti... Forse vincete con meno gol di misura, ma vincete... Sì. Anche perché il campo, anche perché un anno in più, è passato un altro anno, però ci divertiamo sempre, dai. Diamo fiato da torcere fino alla fine. Cosa puntiamo, Champions o Europa League? No, vabbè, noi sembra al massimo, poi vediamo cosa succede. Giovanni Ruggero, uno dei fondatori di questa squadra, quest'oggi ha giocato pochi minuti ma decisivo nel finale con un gol da applausi, ci dicono anche dalla regia. Poi però stava per perdere questo Chievo, c'è stata però la vittoria, 3 vittorie consecutive, questo Chievo fa sul serio. No, noi veniamo sempre sul campo, stranamente sempre 7-8 elementi. Ci divertiamo, oggi siamo un po'. Diciamo, è stata una partita iniziata un po' in maniera difficile, ma poi abbiamo capito come attaccare. Sono subentrati e abbiamo vinto la partita. Abbiamo anche qui il vero bomber di giornata. Tra i pali ha fatto la differenza, poi però ha dovuto anche segnare 2 reti per portare in cassa questa vittoria. Ruggero ci diceva che è stato il migliore in campo, sei dello stesso avviso? Io non sono dello stesso avviso, infatti l'ho vinto io il migliore in campo, come. Gol decisivo, è vero. Ha fatto un gol fortunoso perché l'hanno colpito. Il primo tempo gli ho dato pure altre 2 palle io, solo che come al solito ha fallito la sua occasione. Però fortunatamente in questa squadra ci sono io, perché c'è Ennio Zero, che il quoziente intellettivo è molto basso. Ennio ha detto che là, sulla posizione dell'area, ha detto il tiro io con il destro perché è un bel destro. Non vi dico da palla dove è andato. Comunque questo è un Chievo tutto da ridere, solo da ridere, perché di qualità ci sono solo io, ce n'è pochissimo. Però intanto avete battuto l'Inter, che era a punteggio pieno, adesso siete a pari punti anche voi con l'Inter, sotto al New Saints, che però ha 12 punti, 4 partite, 4 vittorie. Noi non guardiamo la classifica, guardiamo partita dopo partita e cercheremo di fare questo miracolo di arrivare almeno secondi. Buonasera, siamo qui con il vittorioso Valencia per 5-4 nel finale con un gol di Matteo Dinolfi. Lo intervistiamo subito e gli chiediamo cosa hai provato al momento del gol. È stata una partita più dura, come sapevamo alla vigilia. Il CSKA Mosca è un'ottima squadra formata da ottimi elementi. Noi eravamo, non dico rimaneggiati, perché questa volta il Valencia ha mostrato il cuore. Se oggi abbiamo capito che vuol dire il trofeo Jack. Il trofeo Jack non è solo divertirsi e giocare senza voce, senza convinzione, ma si deve dare, si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo. Tengo qui Nappo questa sera con me, finalmente è tornato, ci tenevo al suo ritorno. Sono stati 3-4 giornate un po' dure. Finalmente però abbiamo fatto vedere chi è il Valencia. Esatto, questo volevamo chiedere al Valencia. La squadra è rimaneggiata dalla prima giornata, quindi è merito dei nuovi uomini oppure parla direttamente Nappo? Le prime 3 giornate era rimaneggiata.
Adesso si gioca. Ok, mi ha corretto in diretta, non si fanno le figurine. Dice il mio amico Marco, non si fanno le figurine. Okay. Sì, sì, posso fare i complimenti al miglior capitano. Certo. Ho visto vostro fratello che sta rosicando, là dietro. Esatto, questa Forza Valencia. La domanda. Dedichi questa vittoria più alla tua squadra o più a Marco che è là in regia? La vittoria la dedico al Valencia. Questa nona stagione, 9 anni di Valencia. Purtroppo c'è il ritorno del coreano che è la nostra croce, però ce la portiamo avanti. Questa sera espulso, forse è stata quella l'arma decisiva. Però ringrazio Lingelli alla sua prima, un ottimo esordio, Mario Immobile, Guido che da 2 anni mi dà la mano a portare avanti questa squadra. Salutati, e tutto questo gruppo. Però il gol di questa sera è dedicato a Marco Di Roffi, che ancora deve fare un minuto di questo trofeo. Jack, è vero, forse alla squadra, forse non ha tempo di giocare, però secondo me il trofeo Jack bisogna sudarselo. Stasera il gol all'ultimo secondo forse era destino che lo facessi proprio io, per far capire a Marco Di Roffi che vuol dire il trofeo Jack. Vittoria importante stasera contro l'Aduc a punteggio pieno, quest'anno non aveva ancora perso, partita comunque bella, nel finale comunque potevate anche pareggiarla, poi invece 2 gol sopra grazie alla rete di Falco. Vabbè, la partita si era messa in discesa, poi i soliti 5 minuti di blackout, ma ci manca proprio un po' di, alcune volte un po' di intelligenza, però vabbè, lo spirito è quello del divertimento e quindi ci può stare magari quei 5 minuti così, però l'importante è che abbiamo vinto. Sentendo Felice Gaetano, stasera non vi apparavate, invece eravate in 11 sul campo, forse non vi apparavate per una partita di calcio 11. eravamo in 11 e l'altro portiere non è venuto perché c'era Raffaele, altrimenti eravamo in 12. Sì, sì, forse potevamo giocare anche nel campo grande. Mi sa che sì, la lista è di 12. Sì, 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 sì. A parte questo, comunque è una squadra compatta che, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina la settimana scorsa, è un bel gruppo quest'anno. No, vabbè, il pareggio è come una sconfitta perché ha fatto male l'ultimo secondo. Però sì, sì, vabbè, il fatto che siamo sul campo tutti quanti vuol dire che comunque il gruppo c'è, è un bel gruppo. Gruppo che può lottare fino alla fine anche nelle parti alte. Guarda, io penso, sicuramente il potenziale c'è, poi penso che c'è Felice Gaetano in campo che penso sia il giocatore più forte del torneo, è un altro livello, quindi sicuramente con lui potremmo lottare comunque contro tutti. Poi. Rieccoci in studio dopo aver focalizzato la situazione sulla Serie A attraverso i contributi video e soprattutto i contributi della regia. È il momento di allargare l'inquadratura, presentare gli ospiti che ci faranno compagnia per questa prima porzione di trasmissione. Sono 2 graditissimi ritorni al centro, quale pivot di sfondamento mi verrebbe da dire. Torna a farci compagnia mister Nello Lauro, senza lo zainetto però. Non ancora, buonasera a tutti. E invece il ritorno della nostra ala sinistra, che viene da un lungo infortunio, però noi proviamo a schierarlo dal primo minuto, almeno per quanto riguarda il salotto Jack, Maurizio Santaniello del Novara, ben ritrovato. Buon pomeriggio e buon anno calcistico a tutti. Beh, direi che è proprio il caso di iniziare parlando di questo Novara, avendo un ospite, diciamo, proprio l'anima del Novara. Una sconfitta 7-5 contro il Genova, ma un inizio campionato divertente da parte di questo Novara, che sta giocando contro tutte le squadre a viso aperto. Forse ha perso qualche elemento, ma di certo la squadra non è di livello inferiore rispetto allo scorso anno. No, sicuramente. Bisogna fare una premessa: l'anno scorso avevamo un punto in 4 partite, quest'anno ne abbiamo 3, quindi già va meglio. Il gruppo, in parte per cause di forze maggiori, per abbandoni per lavoro, si è dovuto riformare nella gran parte in 7 dodicesimi, e quindi il tempo di ambientarsi, il tempo di conoscersi. Però abbiamo avuto 2 test importanti con Inter e Genova, 2 sconfitte di misura, e la squadra ha reagito, ha dimostrato di poter stare a giocare alla pari. E con l'Arsenal la seconda partita è stata una bella vittoria, e il rammarico c'è con il Genova perché siamo arrivati gol a gol, poi alla fine prova un po' di stanchezza, un po' di qualche nervosismo di qualche elemento della squadra, e ha permesso al Genova di portare a casa la vittoria. Però continuando su questa strada sono sicuro che si potremo togliere belle soddisfazioni. Un Genova che sicuramente è una bella squadra, come conferma anche questo secondo posto dopo le prime 4 giornate. Già l'anno scorso in Jack Cup aveva dimostrato di tenere testa alle prime della classe, Maurizio, ma la cosa, diciamo, che balza all'occhio è come se non avesse, diciamo, subito la differenza fra il campo piccolo e il campo grande. Sì, si diceva che il Genova, essendo una squadra di
di persone un po' più, permettimi il termine, un po' più avanti con l'età, poteva soffrire il cambio. Ma io ho sempre detto che non è così, perché nel futsal non serve correre, basta far girare il pallone, conoscere gli schemi a memoria e avere qualche ricambio giovane come Carlo Baroni, come Sebastiano Serafino, che l'aiuta nei momenti di difficoltà, perché dal punto di vista fisico hanno dei problemi. E il Genova è sicuramente una bella squadra, poi soprattutto è l'unica squadra che gioca con il portiere di movimento e fa la differenza. Il Genova, ho potuto notare per esperienza diversa, già sa, i giocatori già sanno il portiere dove fare il lancio sul secondo palo, se il portiere tira, e quindi giocano, è tutto uno schema, quindi sicuramente sono una bella squadra. E la prossima settimana ci sarà sicuramente una bellissima partita Lecce-Genova, dove si potrà vedere l'aspetto fisico con l'aspetto tecnico. Una partita che magari ci permetterà anche di capire e di ridurre il novero delle squadre tuttora imbattute, perché il New Saints sì, le ha vinte tutte ed è giustamente imbattuta, quindi il Genoa ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una ed è una squadra imbattuta a sua volta, ma anche il Lecce dopo due vittorie e due pareggi ha 8 punti, brancola un po' a metà classifica, però a tutti gli effetti una squadra ancora imbattuta, una squadra, Maurizio, che ha fatto anche una gran partita contro l'Educ Spalato, che era un'altra sì, compagine a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate, 7-5, ma la sensazione è che Lecce l'ha gestito a un certo punto. Sì, Lecce è come un novale in grande stile, anche per determinati, per scelte tecniche, il Lecce ha riformato gran parte del gruppo, quindi però sì, Lecce ha giocato bene con l'Educ, ha 3-4 giocatori di qualità, c'è anche il portiere, l'Educ ha anche un gruppo totalmente nuovo che se la potrà giocare sicuramente, però il Lecce ha qualche, secondo me l'ha gestita bene, perché ha 3-4 giocatori di livello superiore e quindi già è pronto per poter fare quel salto di qualità. Nello, squadre che fanno il salto di qualità, ma soprattutto squadre che si confermano dopo la Serie B, stiamo parlando del Genova, c'è anche un Chievo Verona. Il Genova e il Chievo da neopromossi hanno fatto 19 punti in 4 partite in 2, quindi niente male, soprattutto perché il Chievo ha dato un dispiacere a una persona presente qui in studio a farci compagnia, che però mastica amaro, perché magari con un paio di minuti in più da giocare poteva riprenderla questa partita l'Inter. Sì, partendo dalle matricole terribili, il Genoa è una squadra che si conferma, ma ecco, mi ha detto anche Maurizio, è una squadra forte di suo, con giocatori di un livello esagerato dal punto di vista tecnico, per il passato di Felice Foglia, per il passato di Felice Toltre, che non fa nessuno scontro in Serie A, in Serie B, segna comunque in qualsiasi categoria, anche se insomma i cambi possono fare la differenza. L'altra volta ha rischiato molto con il Novara, sinceramente il Novara ha sbagliato 2-3 passaggi fondamentali, altrimenti saremmo a parlare di un altro tipo di partita, però hanno saputo gestire con la loro esperienza e quindi sono riusciti a portare a casa la partita, mentre il Chievo è una squadra fondamentalmente l'opposto del Genoa, che è una squadra molto giovane e con l'innesto di Lucio Pastore davanti, è una squadra sicuramente pericolosissima. Secondo me tra il Chievo e l'Aituc potrebbero essere le sorprese. Anche se la partita che ha vinto con l'Inter, molte responsabilità ce l'ha l'Inter, sia per qualche cambio forse avventato, qualche errore un po', diciamo, del portiere, che hanno portato alla sconfitta, che l'Inter a tutti gli effetti è un'altra squadra molto pericoloso, perché quest'anno il roster è fatto abbastanza bene, vengono tutti a giocare, poi anche con l'innesto di Martiniello come pivot, penso che l'Inter dirà la sua nell'alta classifica. A proposito di sorprese, è arrivato un risultato a dir poco sorprendente per come si è sviluppato, Nello, fra CSK Mosca e Valencia. I russi in vantaggio 4-1, nel secondo tempo si specchiano troppo, forse iniziano a piacersi per come giocano e alla fin fine vince il Valencia, per la gioia di Matteo Adinolfi e per un ego spropositato che si è gonfiato e almeno per le prossime 2 settimane parlerà di questa maledetta, il suo tiro speciale che si è insaccato per il 5-4 finale. Sì, con la punta rinforzata magari, il sì, problema del CSK. E poi tutta la sua disquisizione sull'umidità del pallone che fa la differenza rispetto a quando d'estate tira. Sì, ho parlato di maledetta invernale e maledetta estiva, quindi siamo proprio alla... La maledetta estiva è una ciabattata, sì, l'ha confermata anche lui. Sono ciabattate entrambe, solo che diciamo magari estiva è più secca, d'inverno è più bagnata.
giornata. Questo me lo far dire. No, questa è un'altra novità, quindi ha anche celebrato sui social, ovviamente con le fracciate al fratello, al povero Marco, da cui resta comunque distante 5 punti. Ma al di là del il Valencia si è meritato la vittoria perché ci ha creduto fino alla fine. CSK è stato presuntuoso. Alcuni giocatori hanno poi lasciato la partita convinti che fosse già finita. Questo è stato un peccato mortale che gli ha portato alla sconfitta, e che 4-1 a 10 minuti dalla fine, con un Valencia, con una squadra abbastanza rimaneggiata e molto avanti con l'età, molto molto avanti con l'età, è riuscita comunque a vincere. Poi guarda caso ha segnato Matteo, che insomma è proprio la ciliegina sulla torta per la sorpresa delle sorprese. Quindi Matteo riesce anche a vincere la prima partita, ma con questa squadra comunque soffrirà secondo me fino alla fine per non scendere in Serie B. Vedremo come si svilupperà il campionato. Intanto per questa settimana, Maurizio, una sorpresa non c'è stata: il New Saints fa 7-0 al Nola, una partita gestita da prima della classe, 7 elementi sul campo, una buona rotazione per il Nola. Non sono queste le sfide che permetteranno di salvarsi e di restare in Serie A, insomma. No, sicuramente. Noi parlavamo nel salottino del campo, se mi permetti, sui divanetti del campo, che quest'anno 13 squadre su 16 possono ambire per la Champions League. Forse Nola e Napoli sono un po' più indietro, però il New Saints è sempre una corazzata, perché ha giocatori rotati, giocatori che giocano insieme, giocatori che stanno bene dal punto di vista fisico. Quindi non avrà il cammino facile, però è sempre la super favorita. Una squadra che dovrà fare i conti, secondo me, anche con il ritorno di alcune formazioni, perché parliamoci chiaro, sì. Vedere questo Trabzonspor a 0 punti dopo 4 giornate, per me c'è stata anche una piccola sensazione che forse è giunta anche un po' di rassegnazione contro il Millwall a un certo punto, perché in genere il Trabzonspor è molto combattivo, ma sì. È come se avesse tirato i remi in barca proprio per dire vabbè, è andata così anche questa giornata. Contro un Millwall a suo modo rimaneggiato, perché era anche con l'extra in campo. E questo mi rilascia il discorso precedente. L'anno scorso ci saremmo sognato una vittoria del Millwall. Quest'anno non è così, quest'anno, ripeto, sono quasi tutte alla pari, tranne il New Saints che parte un po' favorito. Non voglio assolutamente difendere il Trab, però c'è anche da dire che nelle prime 3 giornate ha preso 3 corazzate, quindi ha passato giustificazione. Però quello che noto, come dicevo tu, manca quello spirito, non da Gaetano sicuramente, ma manca quello spirito battagliero che ha contraddistinto il Trab negli anni scorsi al Trofeo Jack. E questo qui si nota ancora di più, questa mancanza, è un grande deficit, perché essendo quasi tutte le squadre allo stesso livello si rischia veramente, il Trab rischia veramente, ma io penso che sicuramente si saprà risollevare. E poi ho notato che alcuni giocatori hanno un deficit fisico: se tu non stai bene al 100% e poi vedi pure che ci manca quella grinta, quindi non sostituisci, non surghi il gap fisico con la forza mentale, si rischia veramente quest'anno. Però io credo che il Trab sicuramente si risolleverà. A proposito di sfide equilibrate, lo si nota anche nel punteggio. Roma-Arsenal è stata quasi una partita più di scacchi, di movimenti, di tatticismo, perché vedere 2-1 una partita di calcio a 5 è quasi come osservare uno 0-0 sul calcio a 11, mister. Eh sì, è stata una partita molto equilibrata tra due squadre che sono quasi alla pari. È un po' come è stato già detto, è un campionato molto equilibrato che ha i due poli opposti, New Saints e Nola, però al centro è combattivo, ognuno può perdere con chiunque e rimontare nella stessa partita. Con qualche regola cambiata il campionato è anche cambiato, diciamo, in meglio dal punto di vista dell'equilibrio, e quindi ogni partita può celare una sorpresa, anche perché le squadre hanno tutti i giocatori magari distribuiti, non stanno da una sola parte, quindi il peso specifico è diverso. Però in effetti Roma-Arsenal è stata forse la partita più equilibrata di tutte, insieme a quella del Novara e quella del Lecce. Le ho viste, poi i punteggi si commentano da soli, 5-4, 7-5, quindi fanno anche capire che quest'anno è veramente molto equilibrato, difficile stabilire, New Saints a parte, chi può essere
la squadra che li può insidiare, tutte o nessuna, però diciamo che non saranno partite facili per nessuno e ognuna, come anche l'Inter che era partita bene, insomma, ha trovato il Chievo, l'Hajduk ha trovato il Lecce che, come hai detto tu prima, benissimo, è imbattuta, quindi è da vedere, fino a 4 punti, ha compreso il Trab, difficile fare un pronostico, quindi la schedina diventa ancora più difficile, quindi il mio zaino è difficile da avere. Scusami, se Chievo non fino allo scontro diretto con il New Sense riesce a mantenere questo gap di 3 punti, sarà una bella partita, perché il Chievo, essendo una squadra giovane, fisicamente sta bene, quindi potrebbe, non dico tenere testa, ma quantomeno rendere difficile la vittoria al New Sense, secondo me. Beh, penso che il Chievo assumato abbia anche dalla sua la spensieratezza di non dover dimostrare niente a nessuno, quindi anche con 4 oppure 5 punti di distanza avrà tutte le intenzioni del caso a fare bella figura, anche perché vincere aiuta a vincere, i ragazzi si stanno motivando parecchio, l'anno scorso erano molto più disorganizzati l'anno scorso. Ma in settimana quest'anno c'è anche Inter New Sense, quindi è già il primo banco di prova di un certo livello, quindi sì. Con l'Inter a completo non sarà una vittoria proprio facile, l'Inter a pieno regime, è una partita giocabile, diciamo. Tranne il New Sense per questa giornata, che ha fatto 7 gol di distanza, insomma, con l'avversario, senza subirne, sì. Le altre sfide si sono concluse al massimo con 2 gol di differenza, Maurizio. Una di queste è stata anche Fiorentina contro Napoli, ma qui c'è un caso particolare, perché il Napoli praticamente da metà primo tempo ha giocato in 4 uomini, quindi è stata stoica la resistenza di questo DAP Napoli, ancora cenerentola del torneo. Forse la Fiorentina poteva fare di più in questa partita. Sicuramente, perché in vantaggio di 2 gol, poi si è vista pareggiare, ha vinto solo gli ultimi minuti. E anche perché il Napoli non solo era in deficit di uomini, ma mancava anche il portiere titolare, se non mi sbaglio Cassesi, che è veramente un bel portierino. Ho avuto modo di vederlo presso l'attimo, ma è veramente un bel portierino. È sempre la solita storia, 4 contro 5, non giochi motivato, incominci a fare i tacchetti, i passaggi, i pallonetti, perché pensi che puoi segnare in qualunque momento, che la puoi gestire, e poi ti ritrovi con un pareggio e hanno vinto solo all'ultimo minuto, agli ultimi 2-3 minuti mi pare. Quindi complimenti al Napoli, ma il Napoli ha 0 punti, però secondo me è una bella squadretta, può giocarsela per l'Europa League. E ovviamente loro è un gruppo totalmente nuovo, se non mi sbaglio 12 su 12, sì. Oppure 10 su 12 sono nuovi, quindi non è facile trovare la magma, solo partita per partita. Vedremo come si svilupperà anche la stagione del Napoli, queste le tematiche principali della Serie A e delle 16 squadre che vengono coinvolte nella classe regina del trofeo GEC. Adesso è il momento di passare anche alla Serie B, la classe cadetta, quest'anno un formato con 10 squadre, vediamo attraverso le grafiche la situazione al termine della quarta giornata. Celtic contro Villarreal 11-5, a seguire Ternana, Empoli 11-9, Olympique Lyon, Pescara 8-3, Wimbledon che perde con la Salernitana per 11-6, come anche vittoria esterna, quella del Manchester City contro l'Atletico Madrid per 10-5, vediamo la classifica che se ne sviluppa con la Ternana primo posto, punteggio pieno a 12 lunghezze. 3 punti più indietro ci sono Atletico Madrid e Manchester City, alla finestra Olympique Lyon, Celtic e Wimbledon completano la graduatoria, Empoli, Villarreal, Salernitana e Pescara, tutte con una singola affermazione, quindi con 3 punti. Vediamo anche la classifica marcatore, al primo posto c'è Antonio Iannelli, il bomberone col numero 0 dell'Atletico Madrid, 17 reti realizzate, a seguire Pio Porto che dopo averne fatte 6 al Villarreal arriva a quota 12, poi Carmine Napolitano della Ternana, una garanzia ormai sono anni che è presente nella classifica marcatori in Serie B con 11 segnature realizzate insieme a Rocco del Villarreal, a seguire per la Ternana c'è ancora Santella del Wimbledon, Faravolo e Casciello con 10 segnature, poi Sadik Poda dell'Empoli con 9 gol. Insieme a Franco Barone del Manchester City completa la graduatoria Romano del Manchester City sempre con 8 reti. Rivediamo rapidamente anche la schedina al GEC, primo concorso con le 8 sfide di Serie A e con la Serie B che sarà grande protagonista attraverso Villarreal Ternana, Empoli Lione, Wimbledon Pescara, Atletico Madrid Celtic e Salernitana Manchester City. E poi ci sarà nella schedina anche la sfida fra Trigger, Casalnuovo e Trofeo GEC Maracanã, insomma la squadra di Serie D che rappresenta un po' questo movimento calcistico nei tornei federali. Questa è la situazione per la Serie B attraverso le grafiche, ma ora è il momento di andare ad osservare direttamente le vicende sul green a dimensioni ridotte, c'è il servizio per la Serie B.
Anche in Serie B, al tramonto della quarta giornata di campionato, si preannuncia lungo e combattuto. È tempo di rendere merito al team che si è preso la vetta. Parliamo della Ternana che, grazie al solito napoletano, riesce a ridimensionare un Empoli voglioso, soprattutto nel secondo tempo, di ristabilire la parità. Pesano come un macigno e in realtà anche le responsabilità di Viscovo sulla clamorosa doppia autorete, qualcosa di inedito o comunque molto raro nelle 9 stagioni di Trofeo Jack. Il primato della Ternana in realtà è coadiuvato anche dal redivivo Manchester City, che sta iniziando ad irrobustire il proprio impianto di gioco per la classe cadette, e lo sa bene l'Atletico Madrid, costretto a farne le spese. 10-5 il risultato finale, grazie anche alle segnature portate alla causa da Formisano. Lo scontro diretto crea un dualismo alle spalle del primo posto, con alla finestra l'Olympique Lyon che se la cava discretamente bene contro il Pescara orfano di Lanzaro, out per squalifica. Giuliano prende gli applausi tra i pali francesi, con una bella prestazione a coronare la forza del collettivo per battere gli abruzzesi. In coda di graduatoria si segnala il primo ruggito dell'Ippocampo. La Salernitana vince contro il Wimbledon, costretto a fronteggiare la prima crisi stagionale. Gran prestazione di Dimitri, ma è tutto il team granata a fare bella figura, spazzando via le recenti critiche ed insicurezze. In chiusura c'è il Celtic che ritrova convinzioni vincendo contro il Villarreal. 6 reti di differenza, praticamente il bottino personale di Pio Porto, che ritrova un posto in top 5 con questa grandissima prestazione. Rieccoci in studio, adesso è il momento di focalizzare la Serie B insieme ai nostri ospiti presenti qui negli studi di Video Nola. Allarghiamo quindi l'inquadratura perché c'è stata una sostituzione al 45esimo, verrebbe da dire, in quanto il nostro titolare, la nostra ala sinistra, ha accusato ancora qualche piccolo dolorino, è sulla via del ritorno, però comunque deve ancora, diciamo, trovare i 90 minuti e viene a farci compagnia anche Marco Adinolfi, ben ritrovato. Sarà difficile sostituire il gatto, Gian, non lo so, ci proveremo. Un saluto a tutti spettatori. Beh, diciamo che l'inizio è già scintillante perché siete vestiti coordinati, quindi non siete gemelli, ma sicuramente fate parte entrambe del Jack Maracanã. I nuovi gemelli del Trofeo Jack siamo io e Nello Lauro, non più il mio fratello, che ormai non voglio nemmeno più nominare. È troppo impegnato a fabbricare ciabatte maledette. Quelle invernali. Sendiamo un velo pietoso. Le ciabatte invernali. Su questa cosa. Invece, concentrandoci, Marco, su questa Serie B, un formato con 10 squadre che vede delle conferme e una continuità rispetto agli scorsi anni. Era il Konyaspor, è diventato Ternana, e adesso sembra che questa squadra si stia proprio prendendo la Serie B. Anche perché a tutti gli effetti è stata la partita più combattuta per questa giornata, almeno in termini di risultato. 11-9 contro un Empoli che ha tutte le motivazioni per fare bene, però intanto quando c'è Carmine Napolitano in campo, con anche Santella Junior, con tanti giocatori di assoluto rilievo, questa Ternana si è presa il primo posto. È un po' il new sense della Serie B, la Ternana. Sì, il new sense in maniera più casalinga, diciamo così, perché è una squadra che comunque abbiamo da 3 anni in Serie B, una squadra che si sta costruendo piano piano, ha preso le misure ormai benissimo di quel campo, è forse una delle favorite proprio per questo, la Ternana. Non ha grandissimi nomi, grandissimi giocatori, c'è Santella che milita anche con noi, che ha voluto lasciare la Serie A con il Trab, però è un gruppo di amici veramente, che comunque si trova a meraviglia, forse un po' quello che non ha il Trab quest'anno in Serie A. È il Trab, forse diventerà il nuovo Trab questa Ternana l'anno prossimo in Serie A, perché secondo me ha tutte le carte in regola per salire o direttamente o dai playoff, ma comunque è una squadra che veramente darà del filo da torcere a tutti, e potrà comunque aiutare Gaetano Iovino l'anno prossimo, perché non so se potrà andare avanti con questa squadra che adesso piena di persone che comunque non ci tengono a quella maglia veramente. Nello, la maglia del Trab è sempre stata una di quelle più sudate, una maglia storica insieme al CSK Mosca, all'Inter e al Valencia. Quest'anno forse è una maglia che sta subendo un po' di disinnamoramento, verrebbe da dire, ma nel caso di derby l'anno prossimo fra Ternana e Trab è una partita proprio vietata ai minori, secondo me. Sì, sì, vietata ai minori, anche agli spettatori, secondo me, dal punto di vista ambientale. No, credo che poi l'abilità di Gaetano sarà quella di prendersi i migliori e fare una squadra unica. La maglietta del Trab adesso non è sudata, prima era sempre sudata, adesso è praticamente asciutta a fine partita. Lo stesso Gaetano sembra un po' sfiduciato, però insomma
e come ha detto pure Maurizio prima, ha avuto un calendario comunque terribile, poi con il Millwall è andata sotto e non si è più ripresa e quindi resta in fondo alla classifica, però non è il posto né che gli compete dal punto di vista della storia, ma no, dal punto di vista tecnico ha dei giocatori talmente di livello che è difficile vederla a zero punti, ed è difficile rivederla poi ultima in classifica rispetto alle squadre che insomma hanno in quella posizione di classifica, perché ha veramente dei giocatori di livello che non stanno rendendo per niente rispetto a quando si aspettava Gaetano, anche rispetto a quando ci aspettiamo noi. Per quanto riguarda la Ternana invece è una squadra diciamo veramente che ha preso le misure a campo piccolo, poi Santella che mo è in tour per gli stadi spagnoli può fare la differenza con la sua velocità, poi nel campo piccolo è veramente, può essere devastante. Poi la Serie B si conferma il campionato dei gol, 82 gol in 5 partite, sono comunque parecchi, quindi resta per me sempre il campionato più divertente, dove le partite fioccano, cioè fioccano i gol, fioccano le occasioni, fioccano anche, sono anche più accese rispetto alla Serie A, forse perché i ragazzi si conoscono di meno, quindi si combattono anche di più. C'è da dire che arrivano anche risultati a loro modo inaspettati. Nel servizio si parlava del primo ruggito dell'Ippocampo, sarebbe la Salernitana che vince contro il Wimbledon 11-6, una Salernitana anche con presenze straniere, Marco, un po' un Inter questa Salernitana, verrebbe da dire. E però il Wimbledon, dopo le prime due partite, le prime due vittorie in questo Serie B del trofeo Jack, adesso è incappato in due sconfitte, ma soprattutto la Salernitana, che era l'ultima squadra a zero punti, adesso si è tolta anche questo peso di dosso, insomma. Sì, Wimbledon, parliamo di una squadra comunque nuova, anche se qualche giocatore ha militato già nel trofeo Jack, se ben ricordi, non puoi fare a meno di ricordare. Tortora, Cascello, Della Pietra, sì, sì. Hanno sì, militato forse proprio sì, con Sankt Pauli due anni fa. Quindi comunque sono giocatori che Marco Minichini hanno sempre giocato il trofeo Jack in tutte e due le categorie, quindi conoscono anche loro cosa vuol dire trofeo Jack, e infatti hanno iniziato molto bene. La Salernitana è un mix tra vecchi ritorni, Francesco Iovino, Pasquale Piccolo, il trofeo Jack, e invece nuovi giocatori, anche stranieri come dicevi tu. E poi anche c'è anche Pellegrino Perna, vecchia scuola, diciamo, sì. Pasquale Casoria, tutti questi, è un mix, diciamo così. Fino adesso non aveva fatto molto bene, invece con un Piccolo che ha dato direttive da dietro, anche un po' in porta, con la mancanza di Francesco Iovino perché è squalificato, ricordiamo, è stata veramente una rivelazione questa settimana. Nessuno pensava potesse vincere addirittura, anzi nemmeno pareggiare, invece ha vinto. Diciamo che Pasquale Piccolo avrà dato anche le direttive, ma penso che quelli in campo hanno fatto qualcosina in più, perché a tutti gli effetti una squadra che ha vinto 11-6, il voto più basso è stato Pasquale Piccolo con un onesto 6,5 fra 7, 7,5 e 8. Che mi sono piace più parlare, diciamo così, lo conosciamo, sì, ormai ha più doti da mister. Soprattutto quando poi si trova in campo con un elemento che gioca in Serie A, Carlo Ferniani, con il Napoli, nelle partitelle quando stanno loro due insieme, sembra una commedia teatrale. Le abbiamo una viste, partita. Poi si mette anche Matteo con loro è tutto dire. È proprio la commedia dell'arte. Sì, poi soprattutto perché adesso fa anche il ciabattino, quindi va bene. Matteo si ritrova molto bene in questi ambienti, però ricordiamo che ha vinto sul campo questa settimana, quindi ce lo dovremo sorbire per diversi giorni. Poi ricordo ancora che lui c'ha dei conti in sospeso dal trofeo Jack dell'anno scorso, dove doveva fare uno speciale. Matteo Di Nolfi racconta, sì, il trofeo Jack, non ho inizio 3 ore di trasmissione. Adesso ce ne vogliono 5-6 ore, ci vuole addirittura un'edizione intera per parlare. Sì. Fortunatamente non c'è nemmeno oggi. Penso speriamo non ci sarà nemmeno la prossima. Intanto, tornando a parlare della Serie B, c'è anche questo Celtic, Nello, che hai visto anche lo scorso anno, vittoria contro un Villarreal un po' remissivo, squadra nuova che ancora diciamo deve ambientarsi al meglio, 11-5, 6 reti di Porto, che nel campo piccolo riesce a fare una gran differenza perché Brevilini è molto esplosivo nei movimenti. Eh sì, si vede la sua esperienza nel campo grande, si vede che è un giocatore non di questo, senza offesa per nessuno, di questo livello. E fa tutta la differenza del mondo, voglio dire, un giocatore di un certo livello, e quindi il Celtic è stato trascinato da lui, che non è la prima partita in cui viene trascinato. Però ripeto, la Serie B è un buon laboratorio dove si trovano anche ottimi elementi, non è solo diciamo un campionato di battaglia, è anche un campionato che esprime dei buoni valori con alcuni giocatori su tutti. E poi, come si vede, anche là c'è l'equilibrio più verso il basso da questo punto di vista, dove nessuno adesso ha zero punti, quindi
si combattono le partite come l'anno scorso, quindi a parte la Ternana, diciamo, forse l'Atletico Madrid e il City, che mi sembrano un po' più attrezzate, poi è una battaglia tutte le partite per trovarsi nei playoff. A proposito di City, Marco, la Ternana, se si ritrova al primo posto in solitaria, deve anche ringraziare il Manchester City, che ha battuto 10-5 l'Atletico Madrid, un Atletico che rispetto al solito ha presentato qualche effettivo in meno al campo. Manchester City, che era il Paris Saint-Germain, si è spostato dalla Francia all'Inghilterra, però comunque i risultati non cambiano, si vinceva in Serie C e adesso stanno vincendo anche in Serie B. Sì, ma il Manchester City secondo me è un'altra squadra che può dire veramente la sua in Serie B, una squadra che merita forse qualche punto in più, ha perso partite che forse non meritava, non era al completo, ma se viene come è venuta contro l'Atletico, che è un'altra squadra nuova, ma un'altra squadra che comunque ha fatto il torneo con l'ex Porto, diciamo così, è comunque un'altra squadra forte, quindi battendo il Porto ha fatto vedere che comunque può dire la sua, battendo il City, l'Atletico, scusami, ha fatto vedere che può davvero dire la sua, ha giocatori di rilievo, giocatori che comunque potrebbero fare anche la Serie A, forse parlano un po' troppo. Iannelli faceva la Serie A per esempio, sì, per sì, l'Atletico Madrid. Anche il City ha giocatori che potrebbero fare la Serie A, tipo Marco Vecchione, addirittura l'anno scorso era un nostro tesserato mister, anche se c'è stato pochissimo, e ti ripeto che comunque se è una squadra che parla un po' troppo, però il City potrebbe parlare di meno e fare sicuramente qualche risultato in più, ma è insieme alla Ternana la vedo la favorita, se ti devo dire la verità. Una partita dove non si è chiacchierato tanto, ma al contrario ci sono stati dei valori molto interessanti, è stato questo Olympique Lyon contro Pescara. La copertina è di Giuliano, l'estremo difensore dell'Olympique Lyon, che se il Pescara ha fatto 3 gol, un po' per demerito degli attaccanti, ma è anche per tanto merito di Giuliano, che dall'anno scorso sta confermando segnali importanti per i francesi. Olympique Lyon è un'altra squadra che ormai si affaccia alla competizione dal terzo anno, una squadra che l'anno scorso zoppicava un po', infatti non ha fatto benissimo, si divertivano sempre, però quest'anno oltre a divertirsi stanno facendo qualche punticino in più, infatti vengono sempre al completo 9-10 di loro sul campo, il presidentissimo Diego Lamarca ci tiene molto a questa squadra e si vede in campo con i giocatori che veramente danno il massimo, ci tengono quest'anno con i colori sapienesi che nero-verdi hanno voluto omaggiare così la loro città di appartenenza. Veramente diciamo la terza forza di questo campionato, potrebbe secondo me dare fastidio, non so se fino alla fine riuscirà, però potrebbe dare fastidio, a differenza dell'anno scorso che comunque è finito nelle ultime posizioni. Lo scopriremo solo vivendo giornata dopo giornata questa sì. Serie B che anche il Villarreal è una squadra che secondo me merita qualcosa in più, nonostante il presidente Danilo fa dichiarazioni a favore del Valencia, non so se l'hai visto sì, intervista. Sì, ho visto, però penso che fra poco manderà anche lui i giocatori in ritiro, visto che adesso è di moda. Ricordiamo anche che molto probabilmente il Jack Maracanã andrà sull'orario, addirittura è riuscito a completarsi in 3 proprio allo scadere dei 25 minuti in maniera clamorosa, che poi alla fine hanno perso perché no, però poi si sono completati via facendo, comunque perso. Un grande Celtic, un Celtic è un'altra squadra ostica. Sì, Celtic molto in forma, quindi vedremo giornata dopo giornata come si svilupperanno le tematiche principali della Serie B, ricordando che è formata da girone d'andata e di ritorno, quindi un campionato lungo 18 giornate che animerà il Green a dimensioni ridotte. Si stava parlando di Jack Maracanã, è anche il momento di osservare, di addentrarci per quanto riguarda la Serie D e vedere insomma quali sono le situazioni e le tematiche principali di questa avventura per quanto riguarda il Jack Maracanã. Per la prima giornata di campionato del girone C della Serie D, Atletico Trighe Casalnuovo 11-0 contro il Forio, poi 4 pari fra Marigliano Sporting Club e Futsal Barano, 4-1 il punteggio del Real Ischia contro il Real Torre del Greco, vittoria esterna di Meridiana 3-1 contro la Real Acernana e seguire Saverio Silvio Vignati 8-5 contro il Jack Maracanã. Vediamo anche la classifica che se ne sviluppa con i primi 3 punti guadagnati dal Tigre Casalnuovo, dal Saverio Silvio Vignati, Real Ischia e dal Meridiana. Un punto per il pareggio fra Mariano Sporting Club e Futsal Barano, 0 lunghezze per Club Paradiso, Acerra, Real Acerrana, Jack Maracanã, Real Torre del Greco e Forio.
Rivediamo anche la schedina del Jack, che vede anche protagonista la prossima sfida che vedrà impegnato il Jack Maracanã, e quell'ultima lì in fondo, Tigre Castelnuovo contro Jack Maracanã. Poi la schedina viene completata con le 8 sfide di Serie A e le 5 partite di Serie B. Ricordiamo che chi si avvicinerà al punteggio perfetto, sarebbe a dire fare 13, ma in realtà basta avere il punteggio più alto, vincerà lo zainetto del Jack Maracanã con tutti gli averi di Mister Nello Lauro. Rigorosamente averi sporchi, si parlava mister di questa... Sono di effetti personali, ma anche perché il portafoglio certo. È vuoto. Vabbè. Ma al di là di tutto bisogna parlare di questa avventura che dopo l'anno zero arriva all'anno uno. Com'è partito quest'anno del Jack Maracanã? Beh, dal punto di vista dei risultati non tanto bene. Abbiamo perso le partite in trasferta mentre abbiamo vinto quella in casa. Diciamo è un gruppo in formazione completamente rinnovato, completamente capovolto, con pochissime conferme, quindi tanti acquisti nuovi da mentalizzare, non dal punto di vista, diciamo, individuale, ma dal punto di vista di squadra. Stiamo cercando di costruire un gruppo che sia coeso e che possa diventare una squadra, anche perché abbiamo giocatori che hanno vinto alcuni due campionati consecutivi, il nostro capitano Sergio che viene da Roma dopo tanti anni di Serie C ad alto livello, e quindi abbiamo una rosa molto più diciamo forte rispetto all'anno scorso, dove abbiamo fatto tutto in fretta e furia. Quest'anno abbiamo avuto un po' più tempo, quindi abbiamo pensato e scelto gli acquisti in base a quello che volevamo fare. Io personalmente sono contento di avere questi ragazzi, stiamo lavorando abbastanza bene, anche se adesso abbiamo bisogno dei risultati, però io sono molto fiducioso che i ragazzi stanno cominciando a reagire anche a queste prime difficoltà, che è meglio averle adesso che poi dopo. Insomma, il nostro obiettivo è quello di fare bene partita per partita, ma diciamo con questo tipo di squadra, l'alta classifica, la parte sinistra, la parte alta della parte sinistra della classifica è quella che ci interessa di più. Ci sono degli squadroni come il Meridiana, come lo Sporting Tigre, che sono veramente squadre attrezzatissime, non so che fanno in Serie D, e quindi ci sarà da combattere con loro per l'altissima classifica. Io comunque sono fiducioso e quindi penso che già nelle prossime settimane i risultati arriveranno. Marco, anche l'anno scorso il girone presentava delle squadre molto molto complicate, ostiche da affrontare, anche perché se sul piano tecnico che societario sembravano essere già di un'altra categoria. Invece qual è la tua sensazione per il campionato, per l'aggregato di quest'anno? L'anno scorso era il girone E, quest'anno è il girone C. Sì, Gianni, io sono ottimista quest'anno, il mister lo sa, nonostante i risultati che non sono ancora favorevolissimi, vedo una squadra diversa, una squadra che ha voglia di vincere, una squadra che ci tiene a questa maglia, ci tiene a questo simbolo. Ci sono giocatori che hanno giocato nel trofeo Jack per anni, alcuni che addirittura hanno fatto tutte le edizioni, tipo Peccerella. Sergio lo fa comunque da 4-5 anni, Antonio Mile da 3-4 anni, Bartolo, diciamo che di questo parlavamo prima, tutti i giocatori giocano nel trofeo Jack quest'anno, tranne un paio, ma per problemi proprio logistici, perché non sono della zona, sennò sarebbero stati presi anche loro. Quindi su questo credo non è un particolare banale, secondo me, questo, Giando, perché veramente ci tengono, al di là del risultato forse si innervosiscono anche un po' in più per questo, quindi bisogna anche capirli su questa cosa. Si deve creare ancora per bene il gruppo, perché giustamente sono tutti giocatori nuovi, si creerà anche questo, credo conosceranno bene anche il mister, le sue sfuriate che sono, si stanno anche limitando in baghine, perché l'anno scorso erano ancora peggiori, se si può dire così. Si sta, però ovviamente lui è fatto così ed è giusto che sia così, impareranno a conoscere anche lui. Sono favorevole, sono ottimista su questa squadra, al di là del risultato, al di là di dove potremo arrivare, credo che comunque possiamo dire la nostra quest'anno.
Mister, qual è il segreto per questa calma in panchina adesso? Valeriana, camomilla o altro? No, è impossibile. Non si cambia a una certa età, è difficile pure cambiare le cose, ma a parte gli scherzi, è proprio una questione di carattere, una questione di conoscersi, ecco. Io paradossalmente sono più prodigo di complimenti durante gli allenamenti che nella partita. Nella partita vedo soprattutto gli errori e cerco di correggerli per quanto posso durante la partita, mentre nell'allenamento, che c'è più tempo, possiamo fermare gli errori, possiamo rivederli, possiamo ripartire. La partita è molto più veloce, quindi bisogna aggiustare in corsa. Spesso ci riesco, altre volte non ci riesco, e quando non ci riesco divento particolarmente nervoso. Non riesco a stare seduto, ma diciamo, è una mia caratteristica, che almeno mi aiuta anche dal punto di vista fisico a sfuriare un po'. E quindi, diciamo, è una questione di carattere, ma sono sempre stato così, quindi i ragazzi si devono abituare a questo tipo di cose, ma diciamo che queste sono le cose meno importanti, nel senso che poi quando i risultati sono l'unica medicina che conosco. Quando una squadra vince non si nota nemmeno il mister, perché è sempre così. Quando vincono, vincono i giocatori, quando si perde la colpa è del mister, quindi sono abituato anche a questa tipologia di calcio prima e di calcio a 5 adesso, quindi per me è normale, diciamo. Marco? Poi ricollegandomi a prima, un anno in cui non possiamo sbagliare, anche perché abbiamo, a differenza dell'anno scorso, un affetto da parte di tutti, cioè ci seguono in tanti. Io e l'altro presidente, Raffaele Lauro, veramente abbiamo avuto una grande mano, un grande aiuto da parte anche degli sponsor, che comunque ci tengo a ringraziarli come al solito, Mazzarillo, Tavolario, Giuseppe, per le stampe, il presidente anche dell'Inter Giuseppe Minna per i kit, eccetera, cioè Freestyle, i parrucchieri, il distributore di benzina IP, veramente Acirno per le visite mediche, poi il centro assicurazioni, che non mi ricordo, centro di formazione di cui non ricordo il nome, se Nello mi può aiutare, Alta Formazione. Sono veramente in tanti quest'anno che ci hanno dato una mano. C'è un affetto. Non dimentico qualcuno sicuramente. Poi li ringrazieremo poi sicuramente anche nelle interviste in di seguito. Sì, comunque se hanno anche piacere a venirci, sì, a fare. Sì, infatti li abbiamo anche invitati, qualche volta sicuramente verranno. Ma è comunque un grande impegno anche da parte loro, quindi non possiamo deludere, a differenza dell'anno scorso che magari era partito così per gioco. Tante responsabilità, mister, ma sono questi gli ambienti che poi portano alle giuste motivazioni per fare bene? Sì, è una famiglia allargata, ma questo significa avere più occhi, più orecchi e anche più responsabilità. Quindi a noi fa piacere questo tipo di affetto, che è un affetto positivo. Sono tutte persone di un certo livello che ci sostengono e non ci pressano. E quindi, anzi, sono entusiasti. Ringrazio pure Giuseppe, che sabato ha lasciato il lavoro per venire a vedere. Mi dispiace per il risultato, ma questo si vede, ci sostengono, accompagnano i ragazzi, li vengono a prendere, al di là di quello che hanno fatto dal punto di vista economico, che diciamo è vitale per una squadra e una società come il Jack, ma soprattutto la loro disponibilità umana a vedere gli allenamenti, ad accompagnare i ragazzi, a vedere le partite. È una cosa che fa crescere la nostra famiglia, fa crescere l'affetto. I ragazzi vedono che c'è questo tipo di trasporto, e mi fa piacere che nella prima partita che abbiamo fatto in casa, in Coppa, che abbiamo vinto col Marigliano, c'era tantissima gente a vederci, anche molte ragazze, quindi significa che il movimento inizia a crescere e iniziano a identificare la squadra come un simbolo, e quindi per noi è importante, e quindi ci teniamo ancora di più a fare bene. Beh, ci sono tutti gli ingredienti, Marco, per vivere una grande stagione col Jack Maracanã. Sì, è la nona questa, Giando, tu lo sai meglio di me. Già è iniziata bene, perché è iniziata bene, non sottolineiamolo questo, è iniziata bene in tutti i sensi, a differenza di quello che dice mio fratello sui social, che il 4 è il numero suo, eccetera.
Ricordiamo come è andato a finire il classico, qualcuno se lo ricorda, era lì a commentare. 9. Quindi è la nona, ci tengo il numero 9, credo che l'ha vinto. Sotto il segno del 9. Sotto il segno del 9. Mo lui vuole dire che sotto il segno del 4. Ci abbassiamo. I primi punti che fa, però alla quarta giornata. Sotto il segno del 4, i punti che tiene in classifica che dopo 4 giornate, che è una media da retrocessione. È anche il suo numero. Stiamo sfiorando la follia, comunque, quando ho visto quel post, non lo so. Comunque. Lasciamo stare questo, io credo che la nona ci tengo parecchio perché, oltre perché è il mio numero, perché siamo a un passo dalla decima, sono 10 anni di questo torneo, quindi ci tengo soprattutto anche con la serie D, perché veramente quest'anno dobbiamo fare bene su tutti i fronti. Speriamo di farlo, ma sono veramente ottimista. Siamo in chiusura, mi preme anche ringraziare la nostra alla sinistra che è stata sostituita ma tornerà a titolare per 90 minuti Maurizio Santaniello. Mi preme ovviamente ringraziare e salutare mister Nello Lauro, è sempre un piacere, speriamo di ritrovarti qui tutte le occasioni, è un po' una condanna però è anche un invito perché ci fa piacere chiacchierare con te mister. Grazie, è un piacere anche da parte mia, ci mancherebbe altro, ma poi parlare di calcio è sempre una cosa positiva. E anche Marco, noi ci rivedremo per le prossime puntate, quando vuoi lo sai, vieni a fare un po' il jolly, a volte durante la Serie A, durante la Serie B, dove c'è da parlare ci sei tu. Il piacere è mio, spero. Io non voglio parlare della Serie A perché sai, non mi piace parlare, autocelebrarmi, a differenza di qualcun altro. E beh, c'è gente che nel conflitto di interessi ci sguazza e chi invece cerca di evitarlo intelligentemente, poi scopriremo settimana dopo settimana come si svilupperà anche quest'altro filone tematico. Ovviamente ci saranno tanti ospiti a farci compagnia. Prima della chiusura c'è il servizio delle ultime novità per quanto riguarda il Jack Maracanà e poi ci salutiamo, quindi buon Jack a tutti, servizio del Jack Maracanà. Seconda sconfitta consecutiva in campionato per i Gecchini. In Serie D gli uomini di Mister Lauro incappano nel secondo risultato consecutivo negativo. Nella sfida con l'Ischia, finita per 6-3 la prima casalinga, un altro stop che condiziona le prestazioni degli uomini in maglia gialla. Bisogna ripartire, bisogna farlo già dalla prossima partita. Queste le parole dei protagonisti. Nello Lauro, Mister... Un'altra sconfitta, la seconda, la prima in casa, questa volta forse maturata contro una squadra che era abbastanza attrezzata, ci ha dato del filo da torcere, soprattutto nel secondo, nella ripresa, siamo entrati male forse quei 5 minuti iniziali. Sì, almeno oggi siamo migliorati rispetto alla scorsa volta, questa volta abbiamo combattuto quasi fino alla fine, abbiamo avuto l'occasione del 4-4, poi è diventata 5-3, e come appena faccio di voler la vittoria e l'hanno ottenuta anche con merito, però se noi avessimo pareggiato anche un altro risultato non sarebbe stato bugiardo. Abbiamo fatto quello che potevamo. L'arbitro, vengo subito. C'è l'arbitro che porta i documenti. Li lascio là perché piove. Vengo subito, signore. Fuori programma con l'arbitro che comunque ha fatto la sua partita, tranne il rigore che ci ha dato nel primo tempo. No, però tutto sommato diciamo, inventato il rigore nel primo tempo. No, non è inventato, con i nuovi regolamenti diciamo, in uno sport è diventato ormai pallavolo, qualsiasi cosa che toccano con le mani diventa rigore. Il campo che ha influito un po' col campo pesante su quel gioco della tua squadra, la mista? No, il campo ha influito per noi e per loro, siamo una squadra tecnica, sicuramente il campo allentato ci ha dato più difficoltà, però sinceramente non è una scusante il campo, come era per loro era per noi, poi a un certo punto ha smesso anche di piovere, non alla Mazzarri, ha smesso di piovere, quindi diciamo, si era anche asciugato parzialmente, però diciamo che noi abbiamo avuto le occasioni, le abbiamo sprecate e siamo stati puniti. Quindi questa è un'altra lezione dura. Sabato andiamo a Casalnuovo sul campo di una delle favorite, quindi dobbiamo invertire questo trend per cominciare il nostro campionato. Siamo qui con il mister del Real Ischia, eroico, anche fratello del capitano che ha giocato tutta la partita, ottima gara. Tanto fair play tra le due squadre, ma comunque una buona squadra che ha vinto già la prima apparizione. Ha dato grande filo da torcere al Jack Maracanà, infatti alla fine è uscita vittoriosa. Mister, che ci vuole dire sulla partita? Una partita tiratissima, fino all'ultimo il risultato era in bilico,
e diciamo siamo stati anche un po' fortunati grazie alle parate del nostro secondo portiere, da premettere che il primo portiere non era disponibile oggi. Una bellissima partita. Secondo portiere veramente Vito Calise, che ha dato veramente una grande mano per questa vittoria di oggi. Dalla regia abbiamo potuto vedere che non sono mai usciti dal campo il 10 e il 9, sono perni importanti di questa squadra, la loro esperienza e tanti giovani attorno. Questo è il vostro progetto, mister? Il progetto, esattamente, come hai potuto vedere anche tu dalle immagini, dalla partita, è questo, diciamo. Il capitano, mio fratello, un vero veterano di questo sport, sono quasi 25 anni che lo prossima persona, ci faccio i complimenti da parte nostra. Grazie. E poi abbiamo Nica, vabbè, l'argentino che comunque argentino, sì, argentino, che dà una grande mano a questa squadra, diciamo. E la squadra è fondata su di lui e su questi giovani che devono crescere nel tempo. Stanno crescendo bene, il primo anno che questa realtà nasce, oppure ci sono... Sì, esattamente, il primo anno che affrontiamo questo campionato. Siamo nati a luglio con questo progetto, il presidente che ha voluto fare questa squadra per poter crescere nel tempo.